Sono dirigente di una banca svizzera. Sono direttore commerciale dell'attività italiana. Mi occupo di servizi e prodotti di investimento. Se la gente mi dice dove vai, dico vado in palestra. Nascondo la tavola da skateboard da qualche parte. Lo skateboarding è uno sport individuale, per cui non ci sono regole, tu puoi fare tutto quello che vuoi, non hai regole da seguire, dimensioni di campo da rispettare, tempi di un gioco con un arbitro. Lo skateboarding è stare insieme agli altri, un'espressione di te stesso, sia che tu lo pratichi all'interno di un park o semplicemente per strada, dà libera espressione alla propria creatività. Quando si ha la tavola sotto i piedi, un ragazzino che per strada mi darebbe del lei, non mi rivolgerebbe neanche la parola e sarebbe spaventato forse, non so, se io gli parlassi. Quando mi vede arrivare a uno skate park con la tavola sotto il braccio e il casco dall'altra parte, come dire, i vincoli anagrafici spariscono. E si guarda soltanto al bello di stare insieme. I miei colleghi vanno in palestra, fanno spinning, fanno insomma tutti i vari corsi che ci sono in palestra. La Grau è stata sicuramente uno dei primi produttori italiani di tavole da skateboard, ma è stata anche una delle prime crew di skateboard. Siamo riusciti a montare il primo video italiano di skate. Ecco, questo è il mio garage e qui è dove teniamo tutto l'archivio delle tavole dei vecchi tempi, della Grau. Questa è la prima tavola che abbiamo mai stampato come Grau, che in qualche modo abbiamo anche marchiato, ed risale credo al 1984. Lo skate ha avuto un'esplosione enorme fino alla fine degli anni 70 e poi da lì a poco è pressoché scomparso. E quindi lasciando gli skater e gli appassionati senza più strutture, senza più attrezzature, senza niente di niente. L'unica maniera era in qualche modo cercare di costruirsi le attrezzature. Guarda come sono consumate. Queste erano le micro ruote degli anni 90. Il primo skate me lo sono costruito con i carrelli dei pattini e un asse di legno. Era fine anni 70, da lì poi è partito tutto, è nato tutto, quindi volevamo skateare le rampe, cercavamo le piscine vuote. Mi svegliavo e avevo solo voglia di skateare, ma non c'erano le strutture. Facevamo viaggi, ascoltavamo musica hardcore, metal, andavamo ovunque ci fosse una rampa, senza neanche preoccuparci del mangiare o del dormire. E così si è creata la prima scena di skate moderno. Alla fine degli anni 80 di nuovo è esploso lo skate e ci siamo messi a produrre le tavole su una scala piccola industriale. Grau era un termine che voleva dire grezzo, ma che funziona. Dall'84, quando ci siamo costruiti la prima rampa, potevamo skatearla tutti i giorni, quindi nel giro di, diciamo, di un anno eravamo già diventati forti a livello italiano. La scena skate di Torino, soprattutto quella dei primissimi anni 80, è stata una delle scene che è cresciuta di più in Italia. Eravamo veramente tanti. La rampa era diventata un posto di aggregazione anche per quelli che non facevano skate. Tavola degli anni 70, fine anni 70, seconda metà anni 70,
tavola della seconda metà degli anni 80, sono completamente cambiati gli shape, la piega, la piegatura è molto diversa, ma perché si era passati a uno stile completamente diverso. La cosa è cominciata alla fine degli anni 70 in California, l'uso di strutture, prima delle piscine vuote, poi hanno iniziato a costruire il concetto dello skate verticale, cioè di skateare su delle strutture che imitavano le onde, delle onde statiche su cui puoi fare esercizi salendo più in alto possibile, addirittura oltre il bordo. Per cui la tavola si è sempre modificata in funzione di come si è evoluto lo sport, gli esercizi. Questo è lo skate park di Cinecittà. Vengo qui da quando ho 6 anni. Provavo un'emozione fantastica ogni volta che salivo sulla tavola, stavo lì tutto il giorno e da lì non ho più smesso. Questo è l'albero delle scarpe che si trova qui a Cinecittà. Ogni skater, per tradizione, quando gli si rompono le scarpe, le lancia sull'albero. Da quando sono venuto qui c'è sempre stata questa tradizione, quindi io l'ho sempre fatto. E lì su ci saranno anche le mie, che da piccolo lanciavo. Sono nella nazionale di skate. Per me lo skate è uno stile di vita. Questo è il primo video che ho mai fatto, guardate quanto ero piccolo, era il 2012, avevo 6 anni. Avevo iniziato più o meno da un annetto e già quando skato mi guardo i piedi per vedere se faccio il trick stiloso o no. È strano rivedersi dopo un bel po' di anni, anche perché fare i trick che sto facendo in questo video adesso è veramente una cosa banalissima. Però quel tempo, quando li chiudevo, mi casavo di brutto e stavo tutto il giorno a farli. Mi ricordo che quando mi sono imparato quel trick lì, blunt to fake, mi misi a piangere, perché l'ho provato per un sacco di tempo e non ci riuscivo. Questo qua è mio padre. Lui stava lì tutto il giorno, dalla mattina alla sera, così in piedi, a guardarmi mentre io facevo skate. Questo è il cancello che è stato messo nel 1994 praticamente apposta per vietare agli skaters di entrare in questo atrio. Questo è davvero il primo luogo dove io ho cominciato a fare i primi ollie, i primi shovit, i primi grind. Negli anni 80-90 era così, o per la breakdance o per lo skate, la gente ti diceva: ma vai sotto il Teatro Regio che sono tutti lì i migliori, ci si ritrovano. E infatti da questa parte stavano i breakers, da questa stavano gli skater, e quello che ogni skater degli anni 90 avrebbe voluto trovare in un posto dove skateare. Quindi io da ragazzino, quando ho visto questo posto con tutti sti skater, gente con la cresta, gente rocchettara, chi faceva breakdance, mi sembrava di stare in un film.
Questo è il metodo che poi, dopo aver messo il cancello, noi skater abbiamo continuato a fare per potercelo skateare. Come da buona tradizione skater, si scavalca e si va a skateare. Classico della skateata dello skater torinese anni 90, scavalcare, raidare un po' di regio e uscire fuori. Eccoci. Lo skateboard ha fatto parte della mia vita fin da subito. Sarà stato l'85-86. Lo skateboard nella società non aveva tutta questa accettazione sociale dei tempi. Era molto vicino al punk. Gli skater erano visti un po' dalla gente come dei, si può dire, fancazzisti, fricchettoni. Torino era davvero una città di skater molto urbana. Skateavamo tutti i giorni street. Negli anni 80 qui e di fronte al Regio si è skateato liberamente, perché il torinese, i vigili, i cittadini non avevano neanche capito che cos'era, che poteva dare fastidio, che rovinava dei gradini. Quindi i primi anni chiaramente era una novità e non si capiva neanche dove fosse il problema e il fastidio. A un certo punto la città di Torino si è un po' stufata di averci su questa piazza. Hanno cominciato a mandare i vigili, a farci le multe, a ritirarci lo skateboard e a sequestrarci lo skateboard. Me lo ricordo benissimo perché è stato un po' un trauma. Uno che ti acchiappa forte, con forza, dal braccio e ti dice: tu adesso vieni con me, molla tutto. Creava situazioni di pericolo su area pedonale con acceleratore di velocità. Questo era proprio l'articolo che mi sanzionava per un valore di 45.000 lire. La repressione sul monumento di Piazza Castello è durato per tutti gli anni 90. Sembravamo dei rapinatori a volte. Vigili, vigili! Ognuno si... ci dividevamo tutti per questi portici in mezzo alla gente, ma sembrava davvero che avessimo rapinato delle borsette alle donne. In realtà eravamo solo a skateare. Qua siamo alla fine degli anni 80 a Roma per il tour della Powell Peralta. Tony Hawk, Lance Mount erano i più forti skater in circolazione. Questo è il primo numero di XXX. Questo qua è uscito nel novembre del 1988. Eravamo un po' gli outsider, esisteva già un inserto dedicato allo skate su una rivista di snowboard. Noi giravamo ogni numero tutte le città per descrivere qual era la scena, i posti skateabili. Il primo numero ovviamente era Milano. Qua eravamo al Muretto, vicino a San Babila. Prima ancora delle riviste e dei video esistevano le fanzine. Era il modo per raccontare una scena, quello che succedeva agli altri, senza averne i mezzi, per cui semplicemente fare dei collage di foto, scrivere dei testi, fare delle fotocopie e poi distribuirli in giro. Nell'88 avevo 25 anni. Ero appena arrivato a Milano, avevo appena trovato un lavoro bello, comodo, sicuro, che decidi subito di mollare per provare a fare questa avventura qua, aprire una rivista di skate. Il fatto di non rimanere fanzine, di farla diventare una rivista, nasceva anche poi dal fatto che per farla vivere bisognava metterci dentro della pubblicità. La pubblicità la potevi vendere se ti presentavi in una maniera consona per quei tempi, per cui ci mettemmo subito al lavoro durante l'estate per poi uscire a settembre. Era bello sapere che della gente che aspettava che tu gli raccontassi le cose. Skateboarding is not a crime. Tutti ce l'avevano questo adesivo. Raccontava un po' lo spirito del tempo. Andare a far skate a quei tempi voleva dire essere contro la legge.
me poi piaceva anche molto a questi ragazzi qua di non raccontargli solamente quello che succedeva in uno spot, il trick che veniva fatto, ma raccontargli anche la musica, l'arte che ci stava attorno. Nel giro di pochi anni siamo stati amati e abbiamo avuto il nostro spazio. C'era il paesino sperduto dove c'erano due skater, altri quattro li trovavi in un'altra cittadina. Siamo arrivati a toccare una tiratura di 30.000 copie per avere un venduto sulle 10.000. I Beastie Boys, che a me piacevano tantissimo, arrivavano dall'hardcore, erano skater. In quel tour lì del 94 non accreditarono nessun tipo di giornalista. Gli unici che ebbero il pass per il backstage fummo noi, perché eravamo una rivista di skate. It's been an absolutely historic and exciting day for the Olympic Games. We're delighted to confirm officially baseball, softball, karate, skateboard, sport climbing and surfing will be on the program. Those athletes now can strive to compete in the Olympic Games. They can consider themselves part of the Olympic movement. And for these games can be considered Olympic sports. Questo è il primo pezzo che ho fatto di trap, ero andato in studio da un mio amico. È, diciamo, una prova, una demo. Mi piace molto la musica, anche perché quando skato riesco a entrare nella mood giusta, quindi mi aiuta. Questo qua è stato uno dei miei primi sponsor che non c'entrava con lo skateboard. È un vestito elegante, però allo stesso tempo un po' particolare. Loro vogliono magari aumentare un po' il mercato più per i giovani, quindi hanno fatto una linea un po' più streetwear. E loro hanno visto me, gli piacevo come di stile che avevo. A me piace utilizzare tavole un po' larghe, con una forma un po' a pesce. Quindi questa qua è una tavola abbastanza larga, è un 8,75, che ha la punta e il tail un po' squadrati e mi piace. Poi i colori che utilizzano sono i più fighi. Io vengo da Caruso, un paesino vicino a Torino, sperduto in mezzo alla campagna. Qua c'è uno skatepark che hanno costruito i miei e quando sono qua in Italia tendenzialmente mi alleno qua. Ho iniziato a skateare più o meno quando avevo 3-4 anni. Degli amici dei miei genitori mi avevano regalato una tavola da skate giocattolo, come quella di Looney Tunes tipo. E poi i miei hanno visto che mi piaceva e allora me l'hanno presa una un po' più seria. E da lì è iniziato, non mi sono mai fermato e ho continuato a skateare. Giocavo da piccolo tanto a Tony Hawk Pro Skater. Andavo a Torino e lì c'erano un po' di persone che skateavano. Giravo un po' con loro, ovviamente ero piccolo, avevo avuto 5-6 anni. Poi ovviamente quando ho iniziato a fare gare di un certo livello, visto che iniziavano ad andare abbastanza bene, allora ho detto ok, qua magari ce la posso fare. Sono andato poi in Brasile, ho fatto la prima gara a livello grosso,
che era il Vans Par Series nel 2016 e sono arrivato secondo. Da lì, diciamo, si sono aperte un po' le porte e adesso viaggio tutto l'anno, faccio gare dappertutto. La parte fondamentale è che io non voglio mai lavorare nella vita. Nel senso che per me è una perdita di tempo. Ovviamente devi farti soldi, però con qualcosa che ti piace fare. Nel mio caso, ovviamente, che sono italiano e lo skateboard sta ancora facendo fatica qua in Italia ad uscire, anche viverci non è facile. Nel senso, io sì, sono al top livello, però ci sono miei amici che sono al mio livello, anche diciamo più basso, che pigliano magari 4 volte, 5 volte il doppio rispetto a quello che piglio io. E perché comunque io, anche se un manager, facciamo fatica perché dobbiamo passare prima dai marchi qua in Europa, qua in Italia, e non è facile perché ovviamente i soldi grandi ci stanno e sono in America, comunque nei posti dove lo skateboard ha un mercato imponente. Poi diciamo i soldi grossi che ho vinto li ho vinti nelle gare. Adesso ho fatto più o meno 110-115 mila euro in gare di euro, quindi diciamo sì, quelli che i soldi che guadagno di più sono quando arrivo tra i primi tre. E con la cosa delle Olimpiadi ovviamente avrò molte più opportunità sia di sponsor e cose, diciamo sono solo all'inizio. La Federazione Italiana ci sono da 2 anni più o meno, mi supportano a livello di alcuni viaggi, ho un budget annuale, mi aiutano col fisioterapista, preparatore atletico, mi sono strappato i legamenti delle caviglie, poi mi sono rotto il menisco, poi mi sono fratturato le costole, i polsi e adesso vabbè, qualche settimana fa la spalla sinistra. E così, è lo skateboard. Kickflip, backside, nosebutt. Good boy, not messing around. Does not want to lose that second spot. Ne passeranno 20 per le Olimpiadi, io sono primo in Europa, quindi sono messo abbastanza bene. Il fatto delle Olimpiadi qua in Italia aiuterà lo skateboard a emergere, anche perché i genitori vedranno lo skateboard alle Olimpiadi, diranno magari i bambini gli piace, diranno no, andiamo a comprarti lo skate, andiamo allo skatepark, ci saranno più skatepark perché comunque i comuni saranno più interessati. Sarà positivo per lo skate italiano, la mentalità che la gente dello skate cambierà di sicuro, però lo skateboard rimane sempre lo skateboard e quindi avrà sempre questo fascino un po' underground, quello non andrà via. Il primo disco è Fight the Fight, uscito nel 1992. È una canzone che parla di mafia. Padre contro figlio, fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello. Uomini con anime, sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbioso oltre ogni limite, eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra, Sodoma e Gomorra. All'inizio degli anni 90 avevo bisogno di soldi e mi sono finto giornalista. Ho visto che in edicola c'era una rivista che si intitolava Skate. Ho telefonato alla redazione e mi sono spacciato per un giornalista musicale, millantando di come l'hip hop e lo skate fossero due culture gemelle, quasi due lati della stessa medaglia. Mentre in realtà non era affatto così. La cultura skate era molto più vicina all'hardcore, al punk. Eppure mi hanno creduto e mi hanno assunto e per alcuni numeri ho scritto recensioni di dischi rap e in qualche maniera, forse minima, ho dato un mio contributo così a dare questo tipo di apertura su questa musica per una scena in crescita come la scena dello skate dell'inizio degli anni 90. You gotta fight the fighter. You gotta fight the fighter. Il mondo dell'hip hop e quello dello skate si sono
incrociati, soprattutto sul fronte dell'estetica, cioè il fatto di utilizzare un abbigliamento molto largo e confortevole, giacche col cappuccio, felpe, le scarpe da skater sono belle, grosse, massicce, spesso con la linguetta imbottita e i laccioni grandi, un po' come succede nell'estetica hip hop degli anni a cavallo tra l'80 e il 90. Il fatto che il rap, l'hip hop e il mondo dello skate siano culture che sono nate spontaneamente e per alcuni versi anche clandestinamente, ha fatto sì che si sviluppassero con un apparato di regole molto solido e rispettato da chi pratica queste culture. Mi viene da pensare che uno degli spot importanti di Torino, per esempio, fosse il Teatro Regio, per via dei gradini e della grande spianata di marmo, che erano lo stesso motivo per il quale si è riunita lì la scena hip hop torinese. Perché il marmo per terra consente di ballare e scivolare bene sulla schiena, sulla testa, di fare una serie di movimenti. E quindi era divertente andare in quel posto e vedere due culture di derivazione americana, ma così profondamente italiane, con protagonisti italiani che rendevano la loro cosa in italiano. E poi successivamente ho scoperto che la mia faida sì, è diventata un inno per gli skater, comunque un brano di riferimento. Basta una busta nella tasca giusta, in questi terra così laida, you gotta fight the faida. You gotta fight the faida! Queste sono le prime due foto che ho mai scattato nella mia vita, del novembre del 1993. E non avevo assolutamente idea di come funzionasse una fotocamera. Qui siamo a Verona, era uno skatepark che c'era al tempo e ho chiesto a questi due amici di fare un trick su questo passamano e queste qui sono i due primi scatti. Li avevo mandati poi a XXX, Skateboard Magazine, ovviamente non erano all'altezza di essere pubblicate, però le mandai così e da lì poi iniziò la collaborazione che ha portato l'anno dopo a pubblicare su quella rivista le mie prime foto. Questa è una delle mie foto preferite che ho scattato nel 2014 a Roma con Alessandro Martoriati. Ci siamo trovati di lunedì mattina all'Eur, dove ci sono migliaia di persone. Abbiamo piazzato 500 e rampa in mezzo all'incrocio, però ovviamente non volevamo nessuno nell'inquadratura, quindi eravamo in 5. Uno bloccava il traffico di passanti, di pedoni sul marciapiede da questo lato, uno dall'altro. Io ero in mezzo all'incrocio che fermavo l'autobus e le varie macchine, tutte le persone in giacca e cravatta, cose così, che guardavano intorno allibiti questo matto qui che saltava sta 500. Siamo riusciti nell'arco di un quarto d'ora a fare la foto e a chiudere il trick e abbiamo smontato e ce ne siamo andati. Ho iniziato a fare skate nel 1988. Lo skate lo vivevi in ogni cosa che facevi, dal vestire alla musica, agli amici che frequentavi. C'era chi ascoltava musica hip hop oppure chi ascoltava musica hardcore. Io spendevo tutti i miei soldi nell'acquistare Transworld, Thrasher, Slap oppure anche le riviste italiane e me le guardavo all'infinito. Una delle regole della fotografia di skate è che tu non puoi pubblicare una foto di un trick che non è chiuso. Lo skater deve fare il movimento, se quando a terra cade non vale, non puoi usare la foto, il trick, come si dice in gergo, non è chiuso. Per fare il fotografo di skate devi essere uno skater, per conoscere i trick, ovvero i movimenti e quindi il momento in cui scattare, ma devi essere uno skater anche per il fatto che deve piacerti vivere questo mondo con tutte le sue regole, le sue dinamiche. Fare foto di skate mi ha sempre emozionato quanto, o a volte anche di più, di fare skate. Un'altra regola non scritta è che non puoi pubblicare una foto di un trick già fatto in un determinato posto. Quindi tu vai in quel passamano che si trova in Australia o in California o
in Europa dove è stato fatto quel determinato trick, non puoi andare a rifare lo stesso, ma devi farne un altro più difficile. Uno skater vero, se può non ritirarsi mai, è meglio. Io ho 48 anni, se non faccio skate, non dico ogni giorno, però in settimana poi inizia a stare male, quindi è una droga. Ho iniziato a skateare, avevo 16 anni. Mi dedicavo a tempo pieno allo skate, facevo skate 6 ore al giorno, mattina e pomeriggio, ogni giorno, quindi sono arrivato a dei livelli alti in poco tempo. Ho conosciuto un po' tutto l'ambiente skate, sia in Italia che in Europa. C'era Münster, siamo andati ai mondiali, abbiamo fatto skate con Danny Way, con Tony Hawk. Io il fatto che lo skate esordisce alle Olimpiadi lo vedo come potenzialmente una cosa positiva dal punto di vista commerciale per le aziende che appunto commercializzano e che... Però essenzialmente io non penso che sia uno sport come il tennis o come l'atletica dove c'è appunto oggettivamente un risultato, i 100 metri, chi arriva prima effettivamente è quello che ha vinto. Lo skate non è così, è più una filosofia, è più un modo di vivere che uno sport. Lo skate essenzialmente era anche ricerca dei posti giusti per andare a divertirsi. Ora puoi vedere da Google Map magari se c'è qualche cosa che ti può interessare, però prima con i motorini andavamo girando per vedere se c'erano dei posti fighi per poter skateare alle 2 di notte. Facevi casino e chi dormiva giustamente chiamava i carabinieri, oppure c'erano degli spot in delle chiese e quindi il parroco usciva con la scopa e ti doveva cacciare perché gli rovinava gli scalini. Sì. Non mi sarei mai immaginato che appunto i vandali di una volta sarebbero arrivati alle Olimpiadi, avrebbero fatto parte del team Italia alle Olimpiadi rappresentando tutta la nazione. Io sono l'allenatore della nazionale italiana. Ho iniziato a fare skateboard a inizio anni 90 in un piccolo paese della Valtellina. Questa foto è stata scattata in Bicocca a Milano nel 2009. Sono io seduto dopo innumerevoli tentativi nel provare frontside big spin dei 10 scalini ed è un trick che non ho portato a casa. Io lavoro con la federazione, ma in primis mi sento uno skater. Fino al 2007 ho lavorato come metalmeccanico con mio papà e avevo un'occupazione a tempo pieno che mi impegnava dal lunedì al venerdì e skateavo di solito dopo il lavoro o nei weekend. A fine 2007 ho deciso di mollare totalmente questo lavoro e al tempo avevo quasi 27 anni e mi sono dedicato solamente allo skate. Lo skateboard nasce come sport di strada dove non ci sono delle regole predefinite. Non necessariamente un contest determina chi è il migliore o chi è primo, secondo, terzo. La cosa bella dello skateboard, secondo me, è quella, la libertà di espressione. Uno può essere un professionista
senza mai aver vinto un contest. Attualmente in Italia non abbiamo delle strutture simili a quelle dove i ragazzi fanno le competizioni e quindi io mi devo muovere all'estero per poterli allenare. Metodicamente organizzo dei weekend e li porto a skateare degli skatepark, in genere fuori dall'Italia. L'allenamento non esiste. Per me è andare a skateare tutti insieme e dare ai ragazzi delle opportunità per migliorare. Ovviamente poi a una gara ci si confronta, do dei consigli, però la scelta sui TRX deve venire totalmente dallo skater. Una delle cose che penso è che lo skater non si debba allenare come un calciatore. Io non devo dire a uno fai questo TRX, fai quell'altro. Io lo devo mettere in condizione di arrivare a un contest il più preparato possibile. Secondo me le Olimpiadi non sono lo skateboard in assoluto. Le Olimpiadi è un contest, un grande contest, un grosso palcoscenico, ma non è assolutamente lo skateboard in tutti i suoi aspetti. Lo skateboard continuerà a avere la sua industria, la sua scena e a essere vissuto nelle piazze, nelle strade. Negli altri sport le Olimpiadi è il massimo traguardo che si possa raggiungere. Invece nello skateboard molti skater preferiscono non fare parte di una squadra nazionale, ma di continuare a skateare come piace a loro, seguendo le radici dello skateboard. Questa è la stazione centrale di Milano, è uno dei posti più conosciuti al mondo per lo skateboarding in street. Ci dicono di tutto, c'è il ragazzino che è interessato con la mamma che passa, e poi c'è il vecchietto che forse è preso bene, che non capisce bene cosa facciamo e come facciamo ad alzare la tavola, altri che sono presi malissimo, che si arrabbiano. La stazione centrale per gli skater di Milano è proprio la casa, è il primo posto dove tanti di noi abbiamo iniziato a skateare ed è perfetta, non puoi chiedere di più, cioè marmo liscio, spazi aperti, tanta gente che passa, casino, Moretti, Gap, e amici per skateare, poi conosci tutti. Io tutti i miei amici a cui tengo di più li ho trovati qui. Il fatto di usare uno spazio che non è dedicato allo skate, c'è un po' di ribellione dietro. Quando ho iniziato io era un po' da sfigati skateare. Io l'ho scoperto guardando Ritorno al futuro. Lavoro per i canali di MTV e di VH1. Io facevo un video di skate, montavo io, e un mio amico che faceva il regista mi ha detto: ma scusa, tu sai montare, perché non vieni con me, facciamo un colloquio per Viacom? E ho detto va bene, andiamo. Ho fatto un colloquio, ci siamo presentati e mi hanno dato il mio primo lavoro da freelance come montatore. E lì mi ha aperto un mondo, perché andare da montare video di skate nella mia camera buia a fare promozione che viene visto da un milione di persone, tutta l'Italia praticamente, è stato bello. Tutti i miei contatti per il mondo lavorativo vengono da qua, dalla stazione centrale. C'è energia qua.
questa è la telecamera più iconica dello skateboarding, la Sony VX1000, mini DV, 4 terzi con il fisheye. Ha 21 anni, 22? Questa è la telecamera che ha fatto la maggior parte di tutti i video di skate mondiali. Per fare il videomaker dello skateboarding devi per forza sapere skateare, perché devi sapere andare sulla tavola, devi sapere muovere, non beccare i sassolini, evitare le crepe, se cadi devi saper cadere e poi devi sapere dove metterti, perché se ti metti nella posta, nel posto sbagliato rischi o una tavolata, rischi di far male anche a chi sta skateando. Sul momento usiamo un iPhone per guardare e registrare dentro lo schermino, così almeno lo puoi far vedere a tutti i tuoi amici. E ci siamo. Ho iniziato a skateare quando avevo credo 13 anni e mezzo e in realtà io ho skateato solo un paio d'anni. All'epoca non veniva neanche considerato sport, ti faceva passare tanto tempo per strada, proprio per strada, tornavi a casa sporco, sbucciato, sanguinante, e era un po' lontano da quelli che erano i canoni dei miei genitori, il tennis. Non ho mai raggiunto delle vette particolarmente elevate, ma mi ricordo che ci divertivamo un sacco. Mai avrei pensato che potessi ritornare a fare skateboarding a 40 e rotti anni. Ho iniziato a entrare nei parchi quando non c'era nessuno, perché mi vergognavo. Dicevo, com'è possibile? Penseranno che sono un matto alla mia età di mettermi a fare skateboard. Per cui andavo prestissimo la mattina quando non c'erano ragazzini in giro, ho cominciato alle 7, 7 e mezza prima di andare in ufficio d'estate. Adesso ormai sono 5 anni che ho ricominciato e che lo pratico con regolarità. La cosa bellissima di questo sport, che secondo me è unica, veramente unica, è che io vado allo skate park un sabato pomeriggio con i miei figli e io in un secondo diventi amico del bambino di 7 anni, dell'adolescente di 15 e dell'adulto di 40 anni, ce ne sono tanti, si fanno due skateate insieme, si provano a chiudere due trick e si crea un legame come se ci si conoscesse da anni. Per cui anziché andare in palestra, come fanno in tanti, andare a correre su un tapirulan o sollevare pesi, ho scoperto l'amico Max, che ha questa bellissima struttura qua a Milano, che mi ospita e mi permette di girarci. All'epoca, quando io ero un ragazzino, Max era, per noi era considerato veramente un guru, era uno dei pionieri, dei più forti skater che c'era nel panorama dello skateboarding italiano. Basta, non è solo un negozio, è anche un punto d'incontro per tutti gli skaters. Questa è la nostra bowl. Qui hanno skateato Tony Hawk, Steve Caballero, Cristiano Zoi, Tony Alva e poi tantissimi altri skater. Ho 55 anni. Vado in skate da quasi 40 anni. Nel 1990 io ho avuto un modello di tavola, Max Bonassi Amateur Model, non Pro Model, Amateur. Non sono mai stato pro. Nel 79 c'era pochissima gente in Italia che skateava. Facevamo i grandi scesoni, velocità, o mettevamo giù dei coni, facevamo lo slalom. Organizzavamo le gite a Munster a vedere i campionati mondiali, che c'erano quindi gli americani, i brasiliani, tedeschi, inglesi. Io forse avevo partecipato due o tre volte così, ma senza, cioè, molto scarso. In Italia non esistevano rampe. La rampa di Monza è stata costruita nell'85 e l'ho costruita io. Dall'85 al 90 era il posto più famoso in Lombardia dove si poteva skateare. Veniva gente da tutta Italia. Nel 90 un giorno mi hanno telefonato che la rampa era stata incendiata da qualcuno, non si sa. Poi io non sono mai voluto andare a vederla. Mio padre andò in bicicletta a vederla e mi portò un pezzo di legno. Bruciacchiato.
C'è stato un momento in cui mi sono trovata ad essere su poster e copertine di diversi giornali italiani. Sono contento, sì, che è successo, un po' di fama e fa spiacere. Però quello che mi piace è che in questo modo ho potuto un pochino diffondere lo skateboard. I giovani sanno che abbiamo contribuito a far sì che venisse accettato. Torino non ho mai avuto problemi di essere messa da parte, oppure dal momento che ero una donna mi veniva detto quella è scarsa, non è capace. Anzi, ho sempre trovato attorno a me delle persone che volevano che io progredissi e vedevano in me un potenziale e quindi cercavano di starmi attorno e di insegnarmi cose nuove per far sì che diventassi sempre più forte. Io sono la più anziana del gruppo della Federazione Italiana e quindi aiuto un po' anche l'allenatore Daniele Galli a seguire e gestire un po' i ragazzi. Un giorno mio padre è arrivato con un articolo di giornale a casa che dicevano che avevano aperto un nuovo skatepark a Torino in cui facevano anche lezioni. E al che mia mamma mi ha detto: ma dai, proviamo ad andare a vedere, a fare lezioni, così. Ho detto: ma no, dai, tanto mi vergogno, non è una cosa che fa per me. Alla fine niente, di peso mi ha portata lì. Erano lezioni diverse da quelle che si possono pensare di qualsiasi altro sport, che sono molto imposte, no? C'è questo passo, poi bisogna fare questo, poi bisogna fare quest'altro. Invece lì era una cosa molto libera. Io all'inizio skateavo solo durante le lezioni di skate. Ho iniziato a capire che invece si poteva uscire con gli amici e andare a skateare, mi si è aperto veramente un mondo. E lì poi ho iniziato a capire che organizzavano qualche garetta, qualche cosa, e quindi piano piano ho iniziato a muovermi. Lo skate diventerà per la prima volta disciplina olimpica e questo secondo me ha stravolto completamente quella che era la filosofia dello skate. I ragazzi che iniziano a skateare, per loro non è quasi più un gioco lo skate, ma è voglio fare questo sport perché magari un giorno diventerò un atleta della Federazione Italiana. E quindi questo secondo me è un gran peccato, perché i ragazzini di adesso perdono tutta una parte di skate che ho vissuto, quindi che era legata alla musica, era legata agli eventi, era legata alle garette tra di noi, che ormai non si percepisce neanche più quasi. Siamo al Muretto, in pieno centro di Milano, ed è dove è nato quel legame tra lo skate e tutta la cultura hip hop. Ora c'è un negozio di abbigliamento. Io sono il numero zero, facce diffidenti quando passo lo straniero, in sclero, teso vero, testo scuro, picchio la mia testa contro il muro, sono io l'amico di nessuno e stai sicuro. Questo era un po' il cuore del Muretto, perché lì c'era questo gradino con il bordo in metallo, in pietra, laggiù in fondo delle panchine, che adesso hanno ancora tutti gli angoli sbeccati. Al piano superiore c'era Burghi, sostanzialmente si stava qua sotto. Era tutto aperto, un'area unica, coperta dalla pioggia. Perfetto. Questo è lo scalino su cui tutti abbiamo imparato a grindare, in pietra con il bordo in acciaio. Adesso è a livello del terreno, ma prima era uno scalino vero e proprio, perfetto per grindare, per slidare. Queste erano le panchine, è tutto sbeccato perché i track l'hanno tutto rovinato. Adesso viene usato per tenere i maglioni e le magliette. Italiano me, ma un cane senza museruola, la N e la doppia F a passa parola, Cico canta che ti passa, ma non mi passa più. Testa bassa, la repressione mi butta giù, schiaccia. Questi bulloni d'ottone sono stati messi per fermare gli skate, sono degli skate stopper, perché frenano le ruote e frenano anche i breaker che girano sulla schiena. Questo posto lo chiamavamo il Muretto, qui dove è partito tutto lo skate verso metà degli anni 80. Era un po' il punto di ritrovo di tutti gli skater e non solo degli skater. È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione.
da qua è partito un po' tutto il writing, è partita la breakdance, è partito anche il DJ, cioè era un punto di ritrovo, diciamo, un po' di tutta questa sottocultura della strada. Io sono arrivato qui al Muretto, che penso avevo 15 anni. All'epoca c'erano i paninari, per cui lo stile era quello del Moncler colorato, delle Timberland, dei pantaloni di Enrico Coveri, della cintura del Charro. E per noi skater era sicuramente diverso. Venivo qua per andare in skate. Però venendo qua ho iniziato a dipingere. Lo skater vede la città come un grande parco giochi sostanzialmente, per cui tende sempre a trovare un nuovo utilizzo per un pezzo di città già esistente. Questo spazio qua è stato vivo per un sacco di anni, direi una decina. Lo skate chiaramente non era mainstream come potrebbe essere adesso, voglio dire, adesso stiamo parlando di un'attività che sarà presente alle Olimpiadi, per cui diciamo anche agli occhi del grande pubblico è un'attività normale, tollerata, diciamo istituzionalizzata. Se torniamo indietro di 30 anni direi che non era così. Mi ricordo Marco Contati qua sotto è stato fermato dai vigili, hanno provato a sequestrargli la tavola, lui non gliel'ha mollata, quindi tira, molla, resistenza pubblico ufficiale, in sostanza si è fatto 3 giorni a San Vittore. Quello è stato il primo grande boom dello skate in Italia ed è quando ho iniziato io. Era il periodo in cui era uscita la trasmissione USA Today. In seguito a USA Today lo skate era quello che tutti i bambini dell'epoca volevano. Faccio questo cacco in testa, vi chiederete, ma sì ragazzi, è arrivato il momento degli skateboard. Vedete quanta forza ci vuole nelle gambe, nella capacità di muovere il corpo, quanto equilibrio. USA Today era un contenitore che aveva fra gli argomenti il cinema, la musica, gli sport che arrivavano dagli Stati Uniti, quasi sconosciuti in Italia, cominciavano a diventare famosi proprio in quegli anni, come lo skateboard, lo snowboard e il windsurf. Siamo stati i primi a mostrare delle immagini di questo tipo all'Italia e devo dire che tanti sono rimasti affascinati proprio dai trick, dalle evoluzioni degli skater. USA Today andò in onda dalla fine degli anni 80 fino ai primi anni 90. Prima su Odeon TV e poi su Italia 7. Erano anni dove non c'era internet, per cui tutte quelle informazioni che noi riuscivamo a dare in USA Today erano notizie che insomma gli adolescenti cercavano di avere. Ecco perché è diventata davvero una trasmissione mitologica. Detto questo, vediamo un po' qualche immagine che ci arriva dritta dall'America. Il produttore di USA Today aveva acquistato alcuni programmi americani e quindi i contenuti tendenzialmente erano già pronti. Noi dovevamo semplicemente scegliere quelli più interessanti, più divertenti e montarli. Oggi lo skateboard è entrato nelle Olimpiadi, per cui insomma ci sono voluti parecchi anni, però le persone hanno cominciato a intuire che andare in skateboard non è una perdita di tempo, ma può essere un ottimo modo per acculturarsi. Questa è una foto davvero speciale, una tra le mie preferite. L'abbiamo scattata dentro al parco acquatico Mirabilandia con Simone Bertozzi. Questa può sembrare una rampa, ma in realtà è uno scivolo che viene usato durante la stagione estiva con le ciambelle di gomma e l'acqua per scivolarci sopra. Però noi l'abbiamo usato come rampa da skate ed era bellissima. Primissimi anni 2000, io viaggiavo costantemente tra Verona e Ravenna per fotografare con Giorgio Zattoni. Abbiamo fotografato il 900, sono sostanzialmente 2 giri e mezzo nell'aria in una rampa, in un half pipe,
c'era in corso questa sfida su chi chiudeva prima quel trick, perché era un trick che non era mai stato fatto nella storia e quindi andava fotografato in sequenza, perché ovviamente essendo due giri e mezzo nell'aria dovevi far vedere il movimento dello skater, e ricordo che al tempo si scattava in pellicola, quindi partivo con dei sacchi da 100 rullini ogni volta, perché con un rullino riuscivi a fare solo una prova, un tentativo, e poi lo dovevi buttare perché non ti rimanevano abbastanza frame nel rullino per poter fotografare un secondo tentativo. E quindi per anni, perché ci abbiamo messo almeno 6 anni a farlo sto trick, e ricordo che andavo giù con questi sacchi di rullini, arrivati nell'aprile del 2004, Giorgio Zattoni ha chiuso il 900. Un mese dopo circa che è stato chiuso da Tony Hawk, il quale ha fatto questo trick in una degli eventi, penso degli X Games del tempo, e davanti tipo a 10.000 persone con il pubblico e tutto quanto è riuscito a chiuderlo per primo, quindi lui è stato il primo. La cosa divertente è che Giorgio è stato il secondo e l'ha chiuso alla sua rampa, che è una rampa bellissima, fantastica, che c'è in provincia di Ravenna, una delle più grandi al mondo, però la cosa divertente è che c'erano a vedere 5-10 persone a caso, quello della casa vicino, gli skater, i ragazzini, così, con le galline che giravano intorno, quindi Tony Hawk l'ha chiuso davanti a 10.000 persone che lo gasavano e Giorgio davanti a 10 persone a caso. Siamo ai Giardini Reali, altro skate spot mitico della città, ma ironia vuole che oltre ad essere un bellissimo spot è un monumento dedicato ai carabinieri, e al tempo facevamo questa foto del maresciallo che in qualche modo mi vuole rubare lo skate. Siamo arrivati poi a una situazione davvero insostenibile dove abbiamo detto basta, andiamo a chiedere al comune un posto dove skateare. Così siamo riusciti ad ottenere qualcosa in giro per la città. Le Olimpiadi non nego che inizialmente possano essere stati un aiuto. Dove siamo finiti? Da punk alle Olimpiadi. Però è anche vero che gli skater sono appunto 20-30 anni che si lamentano del fatto che non vengono visti come altri sport o altre attività, la carenza di skatepark. Quando appunto veniamo cacciati da posti dove non si può skateare, la nostra prima risposta è sempre ma noi un posto non ce l'abbiamo, lo skatepark non ce l'abbiamo. Noi in cambio delle Olimpiadi vogliamo semplicemente più skatepark nelle città, vogliamo che se una persona, uno skater è appassionato di skateboard, nella propria vita in qualche modo ci possa vivere di skateboard, non debba essere per forza un passatempo che poi in qualche modo comunque per campare, per vivere, debba trovare il solito canonico lavoro. Questa è piazza Valdofusi, una piazza urbana con attrezzature, con strutture da skateboard, inserite in un contesto normalissimo quale può essere una zona pedonale della città. Ma dove si è mai visto una piazza fatta per i passanti, per i cittadini, con all'interno delle cose da skateare? Ma non si è mai visto a Torino, in Italia, se non grazie a tanti cambiamenti come sono stati anche quelli che hanno portato lo skateboard alle Olimpiadi, perché se lo skateboard non arrivava a quello che è oggi, posti come questi erano impensabili. La voglia di tirare su un team di ragazzini e di trasmettere quello che io sapevo dello skateboard ai giovani è sorta circa 12 anni fa. Tra i primi skater che lì cominciarono a frequentare il posto c'era un giovanissimo Ivan Federico, c'era anche un'altra giovane skater,
dal quale notammo il suo talento, che è Valeria Bertaccini. Negli ultimi anni, con il fatto che quelli che ho allenato al tempo sono diventati dei campioni, il CONI e la federazione mi hanno nominato anche CT, commissario tecnico della squadra nazionale Under 15, e quindi da quest'anno allenerò anche tutti i migliori skater Under 15 d'Italia che si sono classificati bene nelle gare ufficiali di livello nazionale. Al tempo campare di skateboard in quegli anni, parliamo del 90, 2000, non era facile. Qualche soldino lo tiravi su vendendoti le maglie, le tavole, le ruote da skate che ti davano gli sponsor, un po' di soldini li tiravi su dal montepremi dei contest, lo tiravi su da lavori. Erano tutti modi per me di campare e non andare a lavorare in un mondo che non mi piaceva, ma di rimanere nel mio e in qualche modo di continuare a skateare. Quindi abbiamo trovato il modo per farne di una passione la nostra vita. La cosa più bella di questo mestiere è quando ti arriva il primo campione, il primo stock di tavole realizzate. Vedere il tuo disegno, la tua idea, il tuo sketch in tutti i suoi step realizzato, prodotto, che diventa appunto un risultato reale di legno. Questa è la più grande emozione che ottieni nel disegnare grafiche di skateboard. Professionalmente ho disegnato tavole da skateboard da quando avevo 18 anni, circa 21, dall'87. Per me la tavola è la tela, cioè questo perimetro qua è ciò che io posso vestire. Quindi posso avere due tipi di approccio, esattamente come avviene sulla tela. Immaginare che io avrò una scena che esce dalla grafica, dalla tavola, dal perimetro della tavola, ma è inquadrato in questo cornice qui, oppure, come a me spesso molte volte è piaciuto, accertarmi che il disegno vada a collimare esattamente con la sagoma sulla quale verrà stampato in serigrafia. La parte inferiore dello skateboard è decorata da sempre, perché si scoprì che lo skateboard, nel momento in cui faceva le evoluzioni, usciva fuori dalla superficie della pull e rientrava, e quindi vedi, come tu stai filmando adesso, la parte più esposta della grafica per chi vedeva e per i fotografi era appunto la parte inferiore, la parte lato B, diciamo, il lato di sotto. E quindi da lì si sviluppò la cultura della grafica. Per me la grafica e lo skateboard sono inscindibili. Per cui quando è che ho desiderato di diventare un graphic designer, un artista di tavole da skateboard? Nel momento stesso in cui io vedevo le grafiche e mi piacevano, ma al di là del costo erano assolutamente inavvicinabili, impossibili da ottenere per me, tra veramente l'ultima coda degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Questa cosa mi ha portato a cominciare a provare a replicare quelle grafiche sul materiale che avevamo, che era essenzialmente tavole usate che ci scambiavamo da amico in amico in amico. Quando avevo 18 anni decisi che assolutamente che io sarei voluto andare negli Stati Uniti, in California, e avrei voluto lavorare nello skateboard, in una fabbrica di skateboard. Nei miei giri, uno dei tour imprescindibili che dovevo assolutamente fare era quello di andare a vedere la rampa di questo famoso pro, Lance Mountain, che aveva una sua backyard ramp molto famosa, all'interno della quale avvenivano delle session incredibili. Durante una di queste mie piccole trasferte ebbi la fortuna di incontrare Tony Magnusson, che era l'unico skater europeo in quel momento storico ad aver mollato tutto anche lui per essere andato in California e per coltivare il suo sogno di diventare, fare carriera nello skateboard professionistico. E mi raccontò: voglio fondare una mia company e sto pensando al marchio H Street. Io colsi questo spunto per dire: dai fico, ci lavoro, ti vengo a trovare a San Diego così ne parliamo, ti porto qualche cosa. Il primo logo in assoluto che è nato della H Street è questo qui. E la cosa incredibile è che il logo H Street che io realizzai rimase esattamente quello che poi ancora tutt'oggi conosciamo, e da lì nacque veramente il mio sogno della California. La cosa incredibile è che dopo la sua creazione, ben presto, la H Street poi con gli anni è diventata una delle company più famose, più importanti e più rappresentative della storia dello skateboard.
Ultimamente ho realizzato una tavola per Alessandro Mazzara, presi la famosa immagine di King Kong che sta sui grattacieli americani e disegnai invece un Kid Kong, quindi uno scimpazzottino, un scimpanzé, un King Kong più piccolino, più bambino, e lo misi per cercare un link con la romanità sulla cupola di San Pietro. Questa qui è la Kid Kong, il Kid Kong, l'Ale Mazzara Kid Kong. Questa è stata la prima tavola che mi ha fatto Francesco, si chiama The Kid Kong, perché io sarei la scimmia e questo è San Pietro. E questa è stata la mia prima tavola dedicata, infatti qua c'è il mio nome, Ale Mazzara. È stata fatta da H Street in America. Ora Francesco sta disegnando la mia nuova tavola, che penso proprio sia quella che userò alle Olimpiadi. Io ho 15 anni, quando vado a fare una gara per le Olimpiadi, italiani non c'è nessuno della mia età, ma ci sono americani, brasiliani, che comunque hanno dei bravi skater della mia età. La nazionale è semplicemente un gruppo di persone che hanno un budget e che quindi possono permettersi di viaggiare, fare skate non solo dove vivo, quindi a Roma, ma andare in America, andare in altri posti del mondo a fare skate. A 18 anni spero di andare a vivere in America. I miei lo sanno, mia mamma dice no, mio papà sì. Non ho mai contato quanti sponsor ho, penso siano più o meno una decina, 15. La maggior parte sono marchi di skate, quindi ruote, cuscinetti, tavola, track. Uno skater medio può guadagnare 2.000-3.000 euro al mese, mentre uno forte ne guadagna pure 20. La vittoria per me più importante è stata al NAS Festival con i pro americani, tutta gente fortissima. E praticamente abbiamo fatto che ci stavano 10.000 euro di montepremi e eravamo in 10 in finale, c'era tipo 3.000 al primo, 2.000 al secondo, 1.000 eccetera. E però visto che eravamo tutti amici, a pranzo mi chiedono: ti va di fare 1.000 l'uno, quindi diviso per 10, 10.000, 1.000 l'uno? Io ho detto vabbè, tanto non avrei mai pensato di vincere, ho detto vabbè, buono, facciamolo. Mentre poi sono arrivato prima e ho detto cavolo, potevo dirgli di no così e mi ero vinto 3.000 euro. Take a top out of cool wearing cup. If you love me, then come eat my nuts. 100 million on that, ain't no dress. Come on, they go so down we less. Keep the pack and I ride like the bus. Questa è stata la mia prima scarpa, quindi la prima scarpa con cui ho fatto skate. A quell'epoca le dovevo comprare, ancora non me le regalavano, quindi le cercavo di usare fino a che non le devastavo e facevo, vedi, le toppe. Qua ci ho messo lo scotch e queste scarpe le avrò usate tipo per 3-4 mesi, ora le uso una settimana tipo. Queste che sono le scarpe che sto usando attualmente ce l'ho da una settimana e sono praticamente da buttare. Questa qua, quella dietro è praticamente nuova perché uso solo quella davanti per fare i flip e i trick. Le altre le ho lanciate tutte sull'albero, questa però me la sono voluta tenere. Io ho finito quest'ora di sport, mi asciugo, mi lavo, mi rivesto, mi rimetto giacca e cravatta, prendo le mie cose, lascio la tavola qua nell'armadietto di Max e torno in ufficio.
agli skater non frega un cazzo di niente delle Olimpiadi, almeno a quelli veri. Noi non siamo qua a vedere chi è il più bravo, chi è il meno bravo. Qua ci piace condividere quello che è la nostra attività, basta. È un ambiente che vive più la passione di tutti noi, non delle pubblicità che escono né degli Olimpiadi. Se pensate di trasformare lo skate in quello che volete voi, sappiate che non ce n'è. Lo skate rimarrà quello che è sempre stato.